I'm talking about the resource-based economy, the scientific method for social equality. The climate transition is about damn time. The planet is shared by all mankind. Quindi questa sera abbiamo come ospite il nostro carissimo Matteo, che è stato a visitare Auroville, questa città utopistica, la definiscono così, sita in India, e che in qualche modo potrebbe essere paragonata a una RBA. Quindi Matteo, ce ne vuoi parlare un po'? Ci vuoi dire un po' tutto quello che ti sembra rilevante su questo posto, il viaggio, la tua esperienza e quant'altro? Sì, ciao a tutti, io sono stato ad Auroville quest'estate e ce ne sarebbe da dire fin troppo, quindi cercherò di riassumere tutto quello che riesco. Auroville, per chi non lo sapesse, è l'ecovillaggio più grande al mondo. Nasce negli anni 60, nel 68, grazie ad una donna francese chiamata La Madre, un nome molto legato poi comunque anche alla nostra madre terra, quindi secondo me anche lì si possono fare veramente mille connessioni. E uno dei valori che secondo me è quello principale che caratterizza Auroville è proprio l'unità umana. Infatti anche all'inaugurazione di Auroville è stata fatta tutta una cerimonia con quest'urna nella quale hanno inserito una zolla di terra proveniente da tutti i vari stati presenti, che all'epoca erano comunque veramente parecchi, e quest'urna è rimasta proprio nella piazza, una delle piazze principali ad Auroville. Su Auroville si potrebbero veramente dire tantissime cose, perché è magica, è un posto veramente magico. Tu dici che viene anche definita un po' una città utopistica, ma in realtà è proprio il contrario, nel senso che ad Auroville si respira un senso di concretezza e di realtà che smentisce proprio questo, il fatto che venga definita come un qualcosa di utopico. Auroville è l'utopia che diventa realtà, partendo da alcuni problemi che sono stati risolti in maniera molto pratica e concreta, come l'acqua. L'acqua è uno dei problemi che in quelle zone dell'India comunque è un problema molto rilevante per la popolazione, perché se non piove ci sono problemi molto grandi, anche solo per cose molto semplici, dall'agricoltura al lavarsi in casa, al bere, che è la cosa principale per sopravvivere. Loro hanno creato, ad esempio, dei serbatoi di acqua piovana che tramuta l'acqua piovana in acqua potabile, perché comunque anche un altro dei problemi proprio di tutta l'India, o comunque di tutta la zona anche intorno all'India, è proprio l'acqua potabile, perché l'acqua che hanno non è filtrata, non hanno tutta una serie di cose che abbiamo qui in Europa o comunque anche in altri paesi. Quindi già solo questo è un risolvere un problema banale come l'acqua. Loro l'hanno fatto, sono messi lì, hanno creato questa soluzione, l'hanno concretizzato in tutto l'ecovillaggio. Questo è uno dei tanti esempi. Un altro esempio è l'energia elettrica. Ovviamente anche l'energia elettrica in un ecovillaggio come Auroville, sì, ci sono tante realtà che per fortuna riducono al minimo l'utilizzo dell'energia elettrica, ma è comunque necessaria per tutta una serie di comodità, come ad esempio anche i loro uffici, grazie ai quali gestiscono poi anche tutto il sistema di Auroville, di cui magari parliamo anche dopo. E ad esempio una cosa banale sono i lampioni per le strade, che vengono alimentati da dei pannelli solari, quindi ogni lampione ha proprio il proprio pannellino solare che permette di avere la luce durante la notte, e sicuramente la luce del sole durante l'anno ad Auroville in quella zona non manca. Io sono stata ad inizio settembre ed era comunque periodo dei monsoni, anche se in realtà sono stato molto fortunato e ho beccato veramente bel tempo, comunque ha piovuto anche ovviamente, ma durante l'anno c'è sempre il sole, quindi sicuramente è una delle risorse principali di Auroville per produrre energia elettrica. Poi in realtà all'interno di Auroville, per dare un'idea per chi non c'è stato, per chi non ne ha mai sentito parlare, a me aveva attirato perché ne parlavano come veramente una città utopica.
dove non esiste la religione, dove non esiste la moneta e dove non esiste la politica. E in effetti, cioè, detto così, secondo me è più un titolo da giornale, nel senso che sì, fa scalpore, ti attira subito l'attenzione, che figo, che bello, voglio andarci. Ok, va bene, ma poi bisogna anche purtroppo arrivare anche alla realtà dei fatti. Ad esempio, non avere nessuna religione forse è la più attendibile come frase, perché loro in realtà non sono contro la religione, loro non parlano tanto di religione, ma quindi ognuno ovviamente fa quello che vuole a casa propria, nelle proprie zone private, però c'è un senso di spiritualità che va oltre le religioni. Sempre per riprendere il valore principale che sta alla base di Auroville, che è quello dell'unità umana. Quindi per poter unirci tutti non dobbiamo pensare a quello che ci divide, ma a quello che ci unisce. Quindi c'è questa spiritualità che si basa molto sulla ricerca anche di se stessi, sulla meditazione, su tutta una serie di tecniche che ognuno poi trova le proprie, però per stare bene con se stessi e capire che cosa si può dare ad Auroville? Ci sono molte persone che arrivano ad Auroville pensando a adesso chissà che cosa riesco a fare, chissà che cosa riesco ad apprendere da questo posto, non vedo l'ora di imparare qualcosa da questo posto. Ma in realtà Auroville è, soprattutto per chi vuole andare a vivere lì, chiede che cosa ci puoi dare tu? Che sembra un po' una cosa brutta, in realtà è una cosa bellissima perché valorizza ogni singolo individuo. Ogni singolo individuo ad Auroville ha la possibilità di esprimere se stesso, di capire le proprie qualità, di poterle approfondire o magari di riscoprirle, magari passioni che abbiamo abbandonato anni fa, tempo addietro, perché non pensavamo che potessero portarci a nulla, in realtà magari vengono riscoperte ad Auroville grazie a tutte le attività che vengono svolte ad Auroville. Auroville è divisa in varie comunità, in varie zone. La zona principale è dedicata al Matrimandir, che è questa sfera dorata che rappresenta la terra, rappresenta anche la vita. E poi tutto attorno ci sono la zona residenziale, quindi dove principalmente ci sono le case proprio degli aurovilliani, c'è la zona dedicata più ai giovani, c'è proprio uno youth center con giovani volontari che stanno cercando di fare più attività dedicate ovviamente ai giovani. C'è tutta la zona di gestione e amministrazione dell'ecovillaggio con questi uffici che cercano di gestire un po' tutto a 360 gradi. E poi c'è tutta la zona dedicata alle guest house e quindi magari anche più alla zona, una zona un pochino più turistica, quindi magari anche con più attività tipo ristoranti e attività commerciali. Già che ho toccato questa parola, attività commerciali, in Auroville esistono due tipologie di lavori. Sono una, proprio l'attività, ad esempio l'amministrazione pubblica o comunque tutto ciò che è gestito direttamente da Auroville, e poi le attività commerciali. Le attività commerciali anche ad Auroville versano una percentuale all'organizzazione principale, le tasse che si pagano anche qui, che pagano anche qui le aziende. È molto simile in realtà, si trovano molte analogie con il mondo in cui viviamo noi, però sono le basi e i valori che cambiano e che quindi fanno la differenza poi alla fine. Avevo conosciuto Auroville perché era stata definita anche un po' come la città senza soldi. In realtà i soldi ci sono, purtroppo c'è stato questo progetto legato ad una carta, l'Auroville Card, molto banalmente, e in realtà viene usata, ma non viene utilizzata da tutti, quindi è un po' un misto tra un fallimento e un successo. È una carta che permette ovviamente di pagare tutto senza usare contanti. Diciamo che io l'ho vista più come un primo passo per iniziare a non avere più soldi, proprio le monete, le banconote, però ci sono altre attività che invece le utilizzano. Scusa Matteo, è una carta simile a carta di credito, cioè una moneta virtuale?
non ha un chip, è una carta di plastica con scritto Auroville, un numero e chi te l'ha data. Però penso che abbia un qualcosa a livello tipo di contactless, perché loro la mettevano, quando pagavo con quella, la mettevano sopra una specie di... non è un vero e proprio post, non saprei neanche come chiamarlo. Come se fosse un lettore badge, cioè identificano l'ID della carta e ci sarà associato un portafoglio, immagino. Sì, esatto. Quando si arriva ad Auroville viene data dalla guest house e poi bisogna andare al centro finanziario, diciamo, chiamiamolo così, dove ti danno i soldi cartacei e loro li caricano sulla carta. Però io penso che comunque sia uno dei primi passi che si possa fare per poter togliere poi in realtà la moneta e la banconota. Quindi diciamo che è un buon è un buon inizio, ecco, anche perché poi in realtà molte persone ad Auroville erano disponibili a fare piuttosto scambi o addirittura non voler nulla in cambio, che è ancora più bello. Ad esempio un ragazzo mi ha detto: guarda che se tu poi volessi venire qui a stare anche per 3-6 mesi non ti fare problemi, io ti posso ospitare nella guest house anche dandoti da mangiare, da dormire, se vieni qua a fare il volontario non ti fare problemi, che in un modo lo troviamo. Ecco, una cosa importante è, se si vuole soggiornare lì, andare nel loro sito ufficiale e prenotare una guest house ufficiale direttamente dal loro sito, perché dicono che comunque si hanno tutta una serie di agevolazioni che io ancora non ho capito, devo essere sincero, c'è un po' di mistero su questa cosa, però secondo me è meglio comunque, se si vuole appoggiare il progetto ovviamente, andare nelle guest house ufficiali, anche perché vuole poi andare a vivere lì. Non c'è un sistema, ho parlato con un ragazzo che adesso è ancora in bilico tra diciamo la fase precedente a diventare un cittadino aurovigliano al 100% e appunto a diventarlo effettivamente, e lui mi ha detto che non c'è un sistema per diventare un aurovigliano, malgrado sul loro sito si trovino comunque tutta una serie di percorsi grazie ai quali si può diventare aurovigliani, uno dei quali è quello di fare il volontario per un anno all'interno di Auroville. Qui bisogna specificare che bisogna pagarsi comunque le spese, però dipende molto dal progetto e dalla comunità nella quale si va. Ci sono progetti nei quali ti offrono vitto e alloggio ovviamente in cambio del volontariato, quindi alla fine non serve avere grandi soldi per fare questo periodo. E un altro appunto che bisogna fare sempre su questo aspetto è che bisogna creare una visa, un visto di un anno, nella quale appunto si dichiara che si starà lì ad Auroville. Per questo specifico visto bisogna stare lì, esattamente proprio nel luogo in cui si indica al momento della domanda. Il visto ovviamente con lo stato indiano stai parlando? Sì, in effetti alcune regole sono legate allo stato in cui si è, ovviamente, non è che possono fare quello che vogliono, ecco, come i soldi, sono ancora molto legati comunque anche ai rapporti esterni che si hanno, ovviamente, perché loro sì che sono sovvenzionati dallo Stato indiano, dall'Unione Europea, dall'UNESCO, mi sembra, se non ricordo male. Quindi principalmente i finanziamenti arrivano dall'esterno grazie anche ai turisti. Un po' come tutti gli ecovillaggi comunque in giro per il mondo. Purtroppo viviamo in questo mondo in cui ci sono questi maledetti soldi e bisogna sfruttarli come strumento, no? per raggiungere poi i propri obiettivi. La cosa bella è che appunto si usano i soldi per poter poi avere un mondo senza soldi, quindi è una cosa, a mio avviso, è un bel compromesso. Allora, grazie un sacco fin qui, insomma, per tutto quello che ci hai raccontato, che è veramente entusiasmante e fantastico, dall'A alla Z. Mi sembra che in India, così come in moltissimi paesi, la gran parte dei paesi nel mondo, il visto possa durare, turistico, possa durare al massimo 3 mesi. Ecco, quindi loro hanno ottenuto, che ne so, tramite l'UNESCO, tramite l'ONU, che finanzia appunto il progetto Auroville, hanno ottenuto un visto speciale per chi vuole appunto stare da loro o cosa?
Intanto, allora, il visto turistico è cambiato proprio quando ho fatto la domanda, infatti ho dovuto rifare la domanda perché era appena cambiato. Adesso, per lo stato dell'India fanno un visto di un anno turistico nel quale puoi entrare 3 volte per 3 mesi. Quindi all'interno dei 12 mesi in realtà puoi stare all'interno dell'India 9 mesi. Da quello che ho capito, questo visto è un visto speciale per poter fare volontariato, perché per lo Stato indiano in realtà col visto turistico tu non potresti andare a fare volontariato. E quindi è un visto speciale che viene fatto, però ha tutte queste regole, appunto, che devi, come dicevo prima, devi stare in quel luogo che hai specificato durante la domanda e non puoi uscire fuori, da quello che ho capito. Mentre con il visto turistico, sì che è di un anno, però devi fare 3 mesi, poi andartene, fare altri 3 mesi, andartene, altri 3 mesi e poi basta. Cioè, sono 90 giorni per 3 volte, ecco. Io intanto cito un numero che mi ha lasciato sorpreso, cioè la popolazione di Aruvil, quindi non i volontari ma proprio i cittadini, o se si possono chiamare tali, che sono 50.000. Allora, in realtà questo è un numero che comprende tutto, questo me l'hanno spiegato loro. In realtà i residenti veri e propri che abitano lì e che sono aurovigliani al 100% sono 3.000. Sembrano pochi, però in realtà sono tantissimi. Il loro obiettivo era arrivare a 50.000 e l'ecovillaggio ha un potenziale per 50.000 persone. C'è chi dice che comunque anche con la popolazione locale, perché poi non si distingue molto bene in realtà Auroville da alcune zone intorno ad Auroville, quindi ci sono comunque anche delle popolazioni locali che magari abitavano già lì e quindi sono molto vicine al confine con Auroville e praticamente è come se fossero inglobate all'interno del villaggio, dell'ecovillaggio. Loro dicono che si arriverebbe a 50.000 contando le popolazioni locali, i residenti, i turisti, i volontari e tutte le persone che circolano per Auroville. Però, secondo me è un numero molto 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 grande. È più credibile che sia un numero, del potenziale che Auroville può sostenere. In realtà loro hanno bisogno veramente di tante persone che vadano lì per anche l'agricoltura, perché comunque il cibo che deve sostenere 50.000 persone deve essere anche prodotto e al momento non c'è questo, da quello che ho visto. Ci sono comunque alcune cose che arrivano da fuori a Auroville, ad esempio una bellissima esperienza di gusto, ho provato il cioccolato prodotto ad Auroville, nella fabbrica di cioccolati Auroville, è un luogo, quindi un'attività pubblica di Auroville, gestita da Auroville, però viene fatta con un cacao che non è prodotto e coltivato all'interno dell'ecovillaggio, è comunque però un cacao biologico che arriva dalle zone del sud dell'India, quindi comunque zone limitrofe, ecco. Però ad esempio questo cacao loro lo dovranno comunque importare, pagare, ecco. Quindi loro stanno comunque puntando a produrre il più possibile a chilometri zero, e su questo ci sarebbe tanto da dire, perché ci sono delle realtà all'interno di Auroville che sono veramente stupende. Mi ha molto colpito il numero che tu dici essere quello dei cittadini effettivi di Auroville. Mi domando se stiamo parlando di potenzialmente 47.000 turisti o persone che lavorano a fasi alterne all'interno dell'ecovillaggio. E un'altra domanda è legata alla sostenibilità appunto effettiva, all'autosostentamento della città stessa, perché da diversi documentari viene fuori che non funziona poi così bene e in buona parte devono dipendere anche dai villaggi limitrofi, il che può essere visto anche come una cosa positiva, per carità, perché chiaramente nessun uomo ha un'isola e nessuna città è un'isola e è bene che ci sia uno scambio anche con il resto della regione. Però allo stesso tempo non possiamo forse parlare veramente di autosufficienza, di
da parte appunto di questa città, oppure mi dici che in realtà, non lo so, hanno dato informazioni sbagliate. Tu come l'hai vissuta? Che informazioni hai da questo punto di vista dell'autosufficienza? Posso aggiungere un pizzichino di domanda? Io appunto mi aggancio a quello che ha detto Veronica per chiederti se hai potuto vedere o avere una visione di come sono organizzati i loro mezzi di produzione, perché il punto focale è: se io faccio un ecovillaggio devo essere autosufficiente, poi scambio con tutto il resto del mondo qualunque cosa, però cioè io sono autosufficiente, sono veramente un esperimento riuscito o vivo delle sovvenzioni dell'UNESCO? Allora, come dicevo, Auroville, per capirla bisogna andarci, perché secondo me anche spiegarlo è difficile. In Auroville ci sono diverse comunità, diverse zone, come se fossero tante piccole realtà tutte messe insieme con lo stesso scopo. Quindi in realtà l'autosufficienza, sì, in alcuni luoghi all'interno di Auroville sono totalmente 100% chilometri zero biologici e autosufficienti, come ad esempio la Solitude Farm, che è una fattoria, diciamo, però senza animali, che è totalmente vegana come situazione. E lì ad esempio hanno lavorato molto sulla permacultura, quindi sul ritrovare le piante locali e non stravolgere l'ambiente locale importando piante di altre zone del pianeta, ma anzi proprio incentivando le piante locali, appunto. Quindi ad esempio in quella fattoria hanno un ristorante in cui producono solo ed esclusivamente cibo, pitanze con il cibo locale, con gli alimenti, con le verdure locali. In realtà la loro cucina, la cucina in generale del sud dell'India è molto semplice, quindi sono veramente cereali, legumi, verdura, frutta, vabbè, quando capita, perché non ne ho vista così tanta, a parte papaya e cocco. Quindi diciamo che è difficile essere autosufficienti al 100%, come dicevo prima, ad esempio il cioccolato che viene prodotto ad Auroville è fatto con cacao che viene dal sud dell'India, quindi comunque hanno sempre un occhio di riguardo alla provenienza. Non ho potuto toccare con mano la produzione locale se non grazie al workshop fatto alla Solitude Farm, nella quale proprio siamo andati in giro per i campi, abbiamo visto la forest farm, nel senso che è una fattoria nella foresta, perché sembra veramente di essere in mezzo alla natura e dire: oh, guarda, lì c'è questa verdura che la puoi prendere e cucinare in questo modo, lì c'è il fiore con il quale ci fai la tisana col limone, si raccoglie tutto andando in giro per questa foresta, poi si torna e si cucina. Quindi ad esempio quella l'ho toccata con mano, è una produzione locale, è l'unica produzione locale direi che ho toccato con mano, ed è molto interessante fare la visita e il workshop sulla permacultura in quel luogo, perché ci si rende conto veramente che in realtà la natura ha dato tutto quello di cui abbiamo bisogno in base anche al luogo, ecco. Se ci dai giusto questa conferma, ma ci pare che sia più che altro una domanda retorica, è una food forest quella che c'è attorno, cioè l'anello di foresta costituisce una sorta di food forest, quella che appunto circonda Auroville. Ma vabbè, ho girato parecchio Auroville, questo anello non l'ho visto, nel senso che ci sono delle zone dedicate, ecco, tipo quella della Solitude Farm. Però un anello completo che gira intorno all'ecovillaggio non mi pare, nel senso ci sono anche altre zone, ci sono anche foreste lasciate a se stesse dove secondo me non si trova molto. Questo cerchio non me ne ha parlato nessuno, ecco, se devo essere sincero. Quindi tu non l'hai visto? Sì, è curioso perché appunto nel progetto iniziale c'era proprio quello, e proprio nei piani della città che ho visto da alcuni documentari pare che ci sia questa cosa. Se però non c'è, forse è rimasta solo, come dire, nel progetto sulla carta e non si è ancora realizzato del tutto, chi lo sa. Sì, invece... è ancora tutto in divenire, un po' come la Sagrada Famiglia, ecco. Vedi già qualcosa, dici che bello, però ancora non è terminato. No, speriamo non come la Sagrada Famiglia, ti prego, perché sono passati 50 anni, anzi 51, dalla fondazione di
ne dovrebbero passare altri 100 prima di vedere anche solo un terzo, anzi un quarto dell'opera realizzata, quindi direi di no. Va bene, speriamo che non sia quello l'esempio. Invece io ti volevo chiedere sulla Sadhana Forest, che anche quella mi interessa tantissimo. Qual è stata la tua esperienza della Sadhana Forest? Cosa ci racconti? Faccio una premessa. Auroville è partito come un progetto in mezzo a praticamente al nulla, era come se fosse un deserto, e quindi hanno iniziato poi a piantare e da lì è uscita fuori questa zona ricca di vegetazione, per fortuna, e quindi che è diventata più vivibile sicuramente anche per l'uomo. La Sadhana Forest è nata per ritrovare comunque le foreste che c'erano una volta in quella zona dell'India, perché l'India, se non lo sapete, era un'isola che poi si è spostata verso il continente asiatico e ha formato l'Himalaya. In quella zona aveva perso la sua vegetazione e grazie poi a un progetto appunto che è nato con il nome di Sadhana Forest, hanno iniziato a piantare gli alberi del posto, o comunque a rinvigorirli, ad aiutarli a crescere nel loro habitat, senza ovviamente creare problemi e squilibri agli ecosistemi. Quindi la loro attività principale è quella di piantare alberi. In realtà ho scoperto che la Sadhana Forest non è l'unico progetto, ma se non ricordo male ce ne dovrebbero essere 2 o 3 in tutto il mondo al momento. E appunto l'obiettivo è quello di andare contro la deforestazione o comunque riforestare alcune zone che ormai erano diventate desertiche. Appena arrivati ci siamo fermati davanti, scusate la parola, ai cessi, dove ci hanno mostrato che loro tengono la loro cacca e la loro pipì per poter poi usarli come fertilizzanti e concimi. La cosa bella della Sadhana Forest è che veramente non ha quasi nessun impatto sull'ambiente, perché oltre a piantare alberi e ad utilizzare le feci e le urine per concime e fertilizzanti per piantare questi alberi, loro utilizzano dei sistemi molto banali e molto semplici per vivere, come ad esempio per lavare i piatti. Loro hanno una serie di pentole messe una di fianco all'altra, le prime 2 o 3 sono bene o male grandi uguali, poi le ultime 2 sono un pochino più grandi. Loro usano le ceneri per pulire come sapone, le ceneri che derivano dal fuoco che fanno per ovviamente cucinare, e come spugna usano la copertura del cocco. Poi prendono i piatti, il primo passaggio è quello di ovviamente insaponarli e sciacquarli nella prima pentola, poi si sciacquano anche nella seconda, nella terza e così via, fino ad arrivare all'ultima pentola, quella più grande, dove si lasciano tutti i piatti, le posate e quant'altro. Ovviamente bisogna arrivare con il piatto o le posate che nell'ultima pentola ormai non sporcano più, cioè ormai sono state pulite, ormai sono state sciacquate molto bene, così da non lasciare residui nell'ultima pentola. E nell'ultima pentola aggiungono poi dell'aceto per igienizzare comunque anche le posate. In questo modo l'acqua che viene utilizzata è veramente poca rispetto a quella che si userebbe con dell'acqua corrente. E un sistema sempre per risparmiare acqua, ad esempio, è anche quello per lavarsi le mani. Loro hanno un contenitore pieno d'acqua, piovana ovviamente, un sapone ecologico che fanno loro, sempre derivato dalle ceneri. Poi in realtà all'interno della Sadhana Forest ci sono un sacco di cose da dire, ad esempio la luce all'interno della Sadhana Forest, come in tutta Auroville, è prodotta tramite pannelli solari al 100%, ma ne usano talmente poca che comunque ne bastano veramente pochi. Un'altra cosa da sottolineare, come dicevo prima, è che cucinano solo con forni non elettrici, quindi solo con la legna ovviamente della foresta. In questo caso la legna di solito è quella che cade naturalmente all'interno della foresta. All'interno della Sadhana Forest hanno fatto una scelta, come in tanti altri luoghi di Auroville, di non mangiare derivati animali per una questione anche ambientale. Il principale motivo per il quale hanno scelto il veganesimo era ovviamente anche per gli animali, per la compassione verso gli animali. Però ad esempio proprio all'ingresso della cucina c'era tutto l'elenco di molti cibi con il relativo consumo di risorse e acqua del pianeta, quindi hanno fatto anche questa scelta anche per una questione ambientale.
Allora, la mia domanda è relativamente alla riproducibilità del progetto Auroville. Immagino che i cittadini del mondo che magari hanno questo interesse e auspicherebbero appunto di voler vivere in una città come Auroville potrebbero essere tantissimi, quindi penso che sia poi alla fine impossibile che tutti questi cittadini si trasferiscano da tutto il mondo in Auroville. Quindi pensavo, nella stessa città di Auroville esiste un'organizzazione interna che prevede appunto l'estensione del progetto in altri luoghi? Per esempio, proprio ecco, mercoledì, no, abbiamo parlato di questo progetto di Yusso, questa attivista Zygast finlandese, che ha questo progetto Kotoko. È un progetto assolutamente riproducibile, quindi certo. Pensavo l'importanza di un'azione di questo tipo, certo. E questa è la domanda. Quindi se hanno creato un pacchetto per poter replicare Auroville. Esatto, sì. Sì, allora è una domanda che ho fatto anch'io in realtà a chi abita lì. La risposta è stata quella di: se non si è creato un Auroville anche da altre parti del mondo fino adesso è perché l'India, o comunque proprio la zona del sud dell'India, ha permesso di poterlo fare, perché comunque in alcuni luoghi, magari sul pianeta, sarebbe molto più complicato, sia a livello di luce solare piuttosto che di zona ampia dove poter coltivare e creare un progetto così grosso come Auroville, perché in realtà in Italia ci sono altri ecovillaggi più piccoli che funzionano, per carità, però non sono così grossi. In uno dei tanti padiglioni dove sono stato anche per diversi workshop ho trovato delle mappe dove facevano vedere che Auroville si vuole comunque ampliare e quindi creare più centri nelle varie direzioni rispetto appunto alla zona centrale. Adesso non so se mi sono fatto capire, cioè come se Auroville si spostasse sia a destra sia a sinistra, diciamo, mettiamola così, dove c'è spazio, ricreasse di nuovo un altro centro, magari con un altro matrimandiro, comunque una zona importante, intorno alla quale poi si creasse più o meno la stessa struttura dell'Auroville originale. Questo c'è come progetto, l'ampliare Auroville. Progetti per fare un'altra Auroville da altre parti del mondo, questo non l'ho visto da nessuna parte, nessuno me ne ha parlato, e quando appunto ho fatto questa domanda mi hanno detto: ma se l'hanno creato qui è perché ci sono le condizioni, è difficile trovare le stesse condizioni al di fuori. Piuttosto che replicarsi all'estero, preferiscono ampliarsi di dove sono. Forse gli dà anche più sicurezza. Sfatiamo un po' un mito, no? Spesso quando si parla di vivere fuori dal contesto in cui viviamo, quindi di società occidentale, e ce ne andiamo ad Auroville o magari anche in un Venus Project o qualcosa di simile, comunque molto vicino ad una Airbnb, spesso le persone associano questa idea anche a un qualcosa di noioso, quindi magari vivere senza internet, i social network, ma magari lì ci sarà anche internet, gli aperitivi, le serate con gli amici, in discoteca, nei locali. Quindi ci racconti qualche attività culturale, sociale, di intrattenimento, ma anche nello specifico, non so, una disciplina artistica e creativa proprio tipica del posto? Sì, questa è una bellissima domanda, perché quando si arriva ad Auroville si va in un ufficio apposta in cui ti danno informazioni proprio su queste cose, cioè su quello che puoi fare ad Auroville a livello culturale, sociale e anche di intrattenimento, e c'è un mondo che si apre, perché si può veramente fare la qualunque esperienza ad Auroville, proprio perché sono arrivate persone da tutto il mondo portandosi dietro il loro bagaglio culturale, le proprie capacità, e le hanno sviluppate in un posto dove potevano farlo. Loro distinguono praticamente workshop come ad esempio quello che ho fatto io per la permacultura, piuttosto che come fare l'origami, piuttosto che il bagno di suono fatto con questi artisti che suonano diversi strumenti musicali mentre tu fai una sorta di meditazione guidata da questi suoni. Ce ne sono veramente un'infinità. Ci sono tantissimi corsi sulla meditazione, sullo yoga, tai chi. Qualunque cosa ti viene in mente loro ce l'hanno, perché è quasi impossibile che
non ci sia ad Auroville, proprio per questa varietà che c'è di persone. In realtà ci sono anche un'infinità di mostre, ovviamente legate ad Auroville, ma anche legate ad artisti che abitano lì, un po' come, adesso vabbè, non voglio fare paragoni che non c'entrano nulla, però un po' come l'Expo. Ad Auroville c'è una situazione un po' simile, quindi ad esempio sono andato nel padiglione tibetano e lì c'era una mostra di un artista molto interessante perché collegava il buddismo con l'arte figurativa ma contemporanea, vabbè. Quindi da quel punto di vista anche gli artisti vengono valorizzati tantissimo. Per quanto riguarda anche le attività invece più di intrattenimento, diciamo, forse sono quelle che sono meno diffuse. Uno, perché vige un po' la regola che dopo le 9, 9 e mezza, 10 non bisogna fare rumore per rispettare gli altri. E anche perché si è un pochino più legati, il discorso che facevamo con la Sadhana Forest, un pochino più collegati con i ritmi solari, quindi con la luce del sole. Questo non vuol dire che non ci siano momenti di intrattenimento magari anche un pochino più ludici, appunto. Ad esempio il padiglione dell'africano tutti i giovedì sera fa una bellissima esperienza con i tamburi, durante la quale loro iniziano ad usare questi tamburi. Poi c'è una cena che anche loro fanno vegana. Non lo dico solo perché sono vegano, però ci sono veramente tanti posti che fanno questa scelta. E poi dopo, se è bel tempo, si accende un fuoco e si balla intorno al fuoco con i tamburi, però anche quello fino alle 9:30, massimo le 10. Stessa cosa succede nella zona dedicata più ai giovani, che è già un pochino più lontana dalla zona residenziale, quindi diciamo che loro potrebbero fare un pochino più di rumore o comunque mettere più musica, più di cose, ma in realtà loro le fanno più di pomeriggio. Ad esempio c'è stato un sabato che avevano fatto tanti eventi con tanti concerti, anche gente che voleva salire sul palco e cantare in maniera così spontanea senza essersi organizzati, però l'hanno fatto di pomeriggio. Alla sera hanno messo anche loro comunque dei DJ e della musica, diciamo un pochino più da, tra virgolette, discoteca. In realtà era un mix di musica indiana, musica commerciale, era un mix veramente di tante cose. È stato molto divertente, però anche lì dopo le 9:30-10 non si fa rumore, quindi diciamo che gli orari vengono rispettati da tutti. Se uno vuole divertirsi e fare rumore, mettere un pochino di musica, a fare concerti e quant'altro, lo può fare, però in orari più consoni. Che poi qui apro e chiudo una parentesi velocissima: mia mamma andava in discoteca di pomeriggio e si divertiva lo stesso. Adesso invece bisogna fare le 2, le 3 di notte, le 4, le 5, le 7 del mattino. Scusate la parentesi, ma è una cosa che è vera, purtroppo. Una delle prime cose, dopo aver conosciuto il movimento Zeitgeist, l'RBE, e aver compreso fino a fondo cosa si proponeva, ovviamente una delle prime emozioni che assale una persona è quella di ok, voglio vivere in questo mondo e questo tipo di realtà. E una volta venuto a conoscenza di Auroville, vedendo anche la pianta della città, vedendo molti aspetti della città, avevo inizialmente pensato di aver trovato questo luogo, cioè una città circolare con anche delle zone dedicate produzione del cibo, eccetera. Forse possiamo dire che una grossa differenza tra una città circolare che si propone il movimento Zeitgeist, cioè comunque il tipo di vivere che si propone il movimento Zeitgeist e Auroville, sta proprio nella mancanza di automazione. Cioè, per sopravvivere in Auroville bisogna zappare la terra, o se non si zappa la terra comunque bisogna contribuire a rendere possibile che ci sia una grossa fetta di popolazione che zappa la terra? Io credo che ci sia una parte di aurovigliani che in realtà stia pensando anche a questo lato di automazione. Non ne ho parlato nello specifico con nessuno, però la tecnologia non viene demonizzata, perlomeno non viene demonizzata da tutti, ecco. Ci sono luoghi dove, appunto nella Sadhana Forest, con quelle poche persone con cui ho parlato, non mi sembra che utilizzassero così spesso la tecnologia, però non la repudiano neanche.
direi che la Sadhana Forest è forse il luogo dove potrebbe essere demonizzata di più. Però non credo che siano così chiusi alla tecnologia, perché sennò non avrebbero neanche l'Auroville card, il wifi. Però forse non hanno neanche le forze per arrivare ad un'automazione come viene magari proposta dal movimento Zeitgeist o dal Venus Project e quant'altro. Non lo escluderei che potrebbero aprirsi anche verso quella strada. Stiamo parlando anche di un popolo, quello indiano, che sta un po' scoprendo adesso tutto ciò che potrebbe essere il mondo del futuro. Questo lo posso dire perché ho viaggiato un po' in tutta l'India, ho visto città grandi come Delhi che hanno una metropolitana che è veramente una cosa spaziale, bellissima, pulita, ordinata, con controlli ad ogni ingresso, macchinette automatiche, aria condizionata ovunque, però quella è l'eccezione. Nelle grandi città magari si vedono veramente delle zone molto belle, molto ordinate, dei parchi pubblici veramente stupendi, però c'è ancora tanta povertà in India. Non sono così avanti, cioè in alcune zone sono molto più avanti di noi forse, perché ci sono dei parchi veramente che vi giuro sono tenuti molto meglio dei nostri. Però c'è ancora tanto da fare, sono ancora tanto indietro e penso che questo influenzi anche ovviamente Auroville, e Auroville è in India. Per concludere, io mi sono fatta questa idea, azzardo questa ipotesi, correggimi se sbaglio, ovviamente, Matteo, visto che sei qui per questo, che hai tastato con mano. Mi sembra di capire che il progetto abbia ovviamente come suo scopo principale riuscire ad ottenere al 100% l'autosufficienza e fondarsi su un sistema non monetario, non gerarchico e non religioso, ok? E per quanto riguarda il non monetarismo, ricollegandoci a ciò che è stato detto prima, avendo un'autosufficienza di per sé imperfetta ancora, ovviamente, come ho visto anche nei documentari e come ci ha confermato adesso anche Matteo, immagino che tutto ciò che non riescono a produrre in loco dovranno poi comprarlo dall'esterno. Ed è per questo che forse in Auroville sussistono due tipi di economia, che sono appunto l'economia quella per i turisti, quindi che grazie ai turisti va avanti e permette per esempio di comprare ciò che non si ha in loco, e l'economia vera e propria del dono, si potrebbe forse definire, correggimi se sbaglio, che è quella che ci immaginiamo anche noi all'interno del movimento Zeitgeist e della società basata sulle risorse. Sì, ci sono dei progetti proprio che si basano sull'economia del dono. Io purtroppo non sono andato a visitare un giardino che si basa sempre sullo stesso principio della permacultura, però invece che applicato nell'orto è applicato nei giardini, e lì parlavano proprio di economia del dono per quanto riguarda le sementi. E quindi credo, da quello che ho capito, che loro regalassero proprio delle sementi per poter continuare a incentivare comunque le piante del posto locali, proprio per non equilibrare gli ecosistemi. E sicuramente ci saranno tante altre situazioni nel quale questa economia del dono viene applicata, ad esempio banalmente con progetti di volontariato, dove uno magari va a fare volontariato e gli si offre vita all'ordine. Sì, del dono, dello scambio in questo caso. Immagino che sia veramente uno dei pochi posti al mondo che possono dirsi sulla strada buona perlomeno, dell'antimonetarismo. Concludere questo discorso, perché mi sembra un punto focale anche della nostra speculazione, della nostra ricerca e dei nostri progetti, e quindi per capire evidentemente anche se considerarla come una città ideale o meno. Allora io volevo capire se ci sono effettivamente persone, anche una minima percentuale di aurovigliani, che vivono e che possono vivere senza soldi, come per esempio hai accennato brevemente il fatto che una persona ti abbia detto guarda che puoi venire tranquillamente a fare volontariato e poi il vitto e l'alloggio ti viene offerto, te lo offro io. Così è anche per una percentuale di aurovigliani, o proprio nessuno vive senza soldi e nessuno lo fa? Devo essere sincero, non lo so. Credo che comunque quasi tutti abbiano un contatto con l'Eurocard o con i soldi. Sicuramente gli aurovigliani residenti
è più probabile che usino di più l'AuroCard, soprattutto quelli più convinti che magari non vanno neanche nelle attività dove non l'accetta. Persone che non usano né l'AuroCard né i soldi la vedo dura, perché comunque avere anche il cibo, cioè anche la stessa Solar Kitchen, che è questa cucina che è diventata famosa perché utilizza delle lenti, un sistema di pannelli che convogliano l'energia del sole, e che poi tra l'altro anche quella non è al 100%, non funziona al 100% in questo modo, ma viene aiutata comunque da una turbina o da un motore elettrico, sempre da pannelli solari. Anche questa cucina qui, che è diventata famosa appunto per questo, anche loro chiedono comunque un piccolo importo per il pranzo e per le cene. Ed è proprio una delle cucine ufficiali di Auroville, è la più grossa che c'è. Immagino che in linea di massima tutti i cittadini di Auroville siano dei cittadini esemplari, ma mi chiedo, esiste in Auroville anche un problema di ordine pubblico e viene controllato in qualche maniera? Se per ordine pubblico intendi furti e quant'altro, cioè comunque crimini e quant'altro, io non ho visto nulla di tutto ciò, anche perché è una zona controllata, cioè proprio agli ingressi di Auroville, negli ingressi principali c'è proprio la polizia locale che controlla gli ingressi. E ad esempio anche se vuoi entrare con una macchina comunque te la perquisiscono, ti chiedono sei, dove vai, dove stai andando, e quando appunto si entra all'interno di Auroville comunque bisogna registrarsi in una guest house, e poi comunque sei ufficialmente all'interno di Auroville, quindi problemi di ordine pubblico direi che sono molto difficili, credo, non credo che ci siano, ma non per idealizzare il posto, ma perché credo che tutte le persone che sono lì hanno ben in testa comunque questa unione umana, tutta una serie di valori che andrebbero veramente a farsi friggere con crimini, furti e quant'altro. C'è un rispetto del prossimo che va oltre l'immaginario. Faccio una domanda più specifica. Mettiamo due persone che litigano. Chi li divide? Credo la polizia locale. Io questo non l'ho visto. Cioè, comunque le guardie anche all'interno di Auroville ci sono. C'è un servizio di polizia, ma è indiano o di Auroville? Ecco quello che mi sarei chiesto io, se è proprio di Auroville. Allora, dove ci sono gli ingressi di Auroville, credo che sia locale, quindi del... indiano, la polizia indiana. All'interno penso che sì, invece siano una specie di servizio di guardanaggio gestito da Auroville direttamente, perché hanno proprio una divisa diversa. E invece riguarda appunto il sistema di governo, ok, della città, quindi non c'è la politica, almeno questo mi pare che tu l'abbia confermato, non esiste un sistema di governo ufficiale, ma allo stesso tempo ci sarà un modo per autogestirsi, insomma, senza creare conflitti, per organizzarsi. Volevo chiedere qual è il loro sistema appunto di gestione delle collaborazioni, dei progetti. Come prendono le decisioni? Allora, da quel poco che ho percepito, loro sono organizzati con una specie di gruppo di persone che amministra il tutto, ma che gestisce tutto comunque partendo con la base che sono i principi e i valori fondanti dell'ecovillaggio, quindi tutto ciò che si decide deve essere completamente in linea con quello. E come dicevo prima, comunque viene sempre messa a disposizione la possibilità di criticare o di fare migliorie proposte da parte di ogni singolo individuo, da ogni singolo aurovigliano. Forse anche perché comunque, non essendo magari 60 milioni come in Italia, essendo un ecovillaggio circoscritto, magari è anche più fattibile. Diciamo che si potrebbe chiamare, se mi confermi, il metodo decisionale basato sul consenso? Sì, direi assolutamente di sì. Poi sicuramente è una cosa da approfondire. Io magari ho dato importanza ad altri progetti, in altre direzioni, però sicuramente questi due aspetti che hai detto tu adesso all'ultimo, la parte di ricerca scientifica e tecnologica, la parte di come si autogestiscono, sono due aspetti sicuramente da approfondire. La prossima volta che vado chiedo.
Ah, la prossima volta ci andiamo insieme, non ti preoccupare. L'unica cosa che volevo aggiungere, perché secondo me è una cosa bellissima, è che i bambini possono decidere quando andare a scuola, cioè fanno l'educazione, sono i genitori a insegnargli fino a quando il bambino non dice io voglio andare a scuola. E questo secondo me fa una differenza mostruosa, perché il bambino decide di andare a scuola e quindi dal momento in cui decide è una cosa che vuole fare e quindi non la vede come un'imposizione o come un obbligo. E la cosa bella, sempre all'interno della parte educativa e scolastica di Auroville, è che non ci sono test, non ci sono verifiche, si mettono sempre i bambini a collaborare per risolvere i problemi o per risolvere una determinata situazione che è posta all'interno della scuola, maestri, insegnanti e quant'altro. E all'interno della Sadana Forest, sempre per sottolineare questo aspetto con i bambini, vengono fatti ad esempio, ma come quasi in tutta Auril credo, sono solo giochi collaborativi e di cooperazione tra i bambini e non competitivi. Assolutamente i giochi competitivi vengono veramente messi al bando, perché non è quello lo scopo di Auril. Lo scopo di Auril è di unire le persone, non di dividerle. Ed è per questo che penso che non ci siano appunto i partiti politici, non ci sono i giochi competitivi tra i bambini e si cerca sempre di darsi una mano a vicenda. Grazie davvero Matteo per aver chiuso in bellezza questa chiamata. Era un punto tra l'altro che volevamo chiederti prima e che poi alla fine è saltato, ma grazie per avercelo ricordato. C'è un'ultima domanda? No, più che una domanda, ti ringrazio molto per aver descritto questa esperienza anche in maniera molto particolareggiata. Sì, ti ringraziamo tutti, ci uniamo, da parte mia. Ci uniamo ovviamente al ringraziamento di Simona, ti ringraziamo tantissimo perché il tuo apporto su questa esperienza che hai avuto veramente speciale è davvero importante e unica, perché non succede spesso di avere a che fare con persone che hanno avuto la possibilità di andare ad Auroville. Grazie, buona serata e ciao a tutti. Ciao a tutti e ci sentiamo mercoledì prossimo con altri temi. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao, notte. Ciao, grazie ancora. Ciao.